Per festeggiare questa ricorrenza si è soliti preparare le zeppole di San Giuseppe, per l'appunto. Per l'occasione io ho voluto stravolgere un pochino i piani facendole e preparandole nella versione salata, con una mousse di salmone affumicato ed un pesto di basilico e pistacchi. Veramente la fine del mondo. Questa è una ricetta in collaborazione con tre mie amiche youtuber che amano la cucina come me, e sto parlando della Cucina del Cuore, ricette risate in pochi minuti e Arte Mitica. Di tutte e tre ti lascerò il link giù in descrizione, così potrai direttamente accedere ai loro canali ed iscriverti. Il nome di queste zeppole nasce come omaggio per la situazione che stiamo vivendo in Italia e in tutto il resto del mondo con il coronavirus. A proposito di questo, il mio invito e quello che faccio e farò anch'io è di rimanere a casa. Quindi hashtag io resto a casa. Detto questo, che era un appunto doveroso e importante che volevo fare, direi di vedere cosa ci occorre per preparare questi deliziosi bignè. Iniziamo con gli ingredienti della pasta choux. Ci servono 4 uova, 250 ml di acqua, un pizzico di sale, 45 g di burro e 150 g di farina. Se sei intollerante al glutine, puoi utilizzare tranquillamente la farina di riso. Ci servono solamente due ingredienti e sono 500 g di ricotta e 200 g di salmone affumicato di buona qualità. Per il pesto, che è facoltativo ma secondo me ci sta benissimo, ci servono basilico, non ti sto dando le dosi precise perché vanno ad occhio. Pistacchi sgusciati, parmigiano ed olio extravergine d'oliva. Come hai visto, preparare le zeppole salate è veramente una sciocchezza, facilissime e velocissime. Ma adesso ne vado ad assaggiare una perché, come sempre, ho l'acquolina in bocca. Ti dico che c'è un profumo allucinante proprio. Sposto il pomodorino, che è più che altro per guarnizione. Ammira, aiuto! Meno male che avevo la mano, mi è caduto un pezzettino. Che goduria! Mamma mia, sublimi. Hai presente cosa significa sublimi? Ecco, questo. Sono perfette come antipasto, ma provale perché veramente meritano. E se la ricetta ti è piaciuta, io intanto do un altro morso. Iscriviti, regalami un like e condividi sui tuoi social.